Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Torno con un video che parla di telefonia e in questo caso parla di telefonia e di un'offerta specifica di TIM. Non l'avrei mai detto di dover parlare di TIM dopo che ho lavorato per anni in Vodafone. Piccola curiosità, tra TIM e Vodafone c'è sempre stato un conflitto tra ex monopolista di Stato, la vecchia SIP, e la prima azienda che ha portato la concorrenza, perché oggi Vodafone all'epoca era Omnitel, la prima azienda di telefonia mobile che ha fatto concorrenza appunto all'ex monopolista di Stato. Però la mia attenzione è stata catturata l'altro giorno da un'offerta di TIM, ovvero la possibilità di prendere dei telefoni a rate. Io ho fatto un video che riguardava i telefoni a rate, vi ho spiegato la mia posizione, vi ho detto che il gioco sostanzialmente non vale la candela per telefoni di segmentazione di fascia media, può valere per la fascia alta e soprattutto per le aziende medio-grandi che hanno la necessità di dare ai loro collaboratori, ai loro dipendenti, un telefono con una SIM per poter parlare e poter navigare. In questo caso però, visto che quel video era nato a seguito della possibilità di prendere gli iPhone con Iliad, questa volta però la mia attenzione è stata attratta dalla offerta di TIM sia per clienti sia per nuovi clienti, la possibilità di prendere un telefono di fascia alta con una rata abbastanza abbordabile e con zero upfront. Partiamo da, perché sono due le offerte, e ve la dico riguardante l'S10, cioè sono per vari telefoni anche con un anticipo, però io ho chiesto per quanto riguarda il Samsung S10. Ci sono due tipologie di offerte di telefono a rate. Se siete clienti TIM da più di un anno, d'accordo, avete la possibilità di avere un telefono Samsung S10 con zero anticipo, ripeto, zero anticipo per un telefono di fascia alta, e una rata di 20 euro al mese per 30 mesi, d'accordo? Questa è l'offerta per chi è già cliente TIM da almeno un anno, a debito su carta di credito bancaria, quindi non vale la PostePay o qualsiasi tipo di carta di pagamento ricaricabile, che erroneamente diciamo essere una carta di credito ma è una carta di debito, d'accordo? Perché fa riferimento ai soldi che ci sono. Se non ci sono soldi, non è una carta di credito che ho un plafond oppure un illimitato a cui potete attingere e poi pago il mese successivo. Quindi solo esclusivamente con addebito su carta di credito per clienti da più di un anno, d'accordo? Almeno un anno di anzianità in TIM. C'è poi un'altra offerta che prevede sempre zero upfront, zero anticipo, la rata da 20 euro più un'ulteriore rata di 6,90 euro che è una casco, quindi permette una copertura da danni di qualsiasi tipo al telefono, ma non solo. Questa formula, che quindi passa da 20 a 26,90 euro, contempla anche la poter sostituire il telefono a partire da 6 mesi. Quindi io oggi prendo il Samsung S10, tra 6 mesi uscirà l'S10 5G con TIM oppure un altro telefono, mi interessa, o lo vado a sostituire con un telefono di stessa fascia di rata, oppure
posso fare anche un upgrade, quindi un telefono che costa di più, ovviamente la rata costerà di più. Questo è un metodo flessibile per cambiare frequentemente un telefono a un costo, diciamo, ragionevole. Tenete presente che l'unica che ha fatto questo tipo di attività sui telefoni, da quello che è mia conoscenza, sul mercato privato, non sul mercato business, perché sul mercato business partita IVA lo fanno tutti quanti gli operatori, la possibilità di cambiare periodicamente il telefono, ma l'unica che a mia memoria faceva questo è sempre stata, dalla sua fondazione fino a qualche anno fa, per i privati lo faceva Tre, la possibilità di cambiare periodicamente il telefono. Io con Tre, mi ricordo quando nacque Tre, fece una sim della 3, ho avuto vari telefoni della 3, il 606, il 616, il 616e, il Motorola 1000, il Samsung, il videofonino, insomma ce ne sono stati tanti, ma tanti. In pochissimo tempo li ho cambiati, li cambiavo ogni 6 mesi circa, alcune volte si rompevano anche, quindi me lo cambiavano addirittura col modello superiore. Ho avuto anche questa fortuna, che mi cambiavano con il modello superiore senza avere un sovrapprezzo. Oggi so che con Tre continua a esserci una promozione del genere, ovviamente le condizioni sono cambiate. All'epoca con Tre non c'era bisogno della carta di credito, c'era l'addebito in conto oppure bollettino postale, però, come ho anche raccontato, negli anni le compagnie telefoniche per i telefoni a rate hanno preso, si dice tecnicamente, dei bagni, ovvero persone che si sono approfittate di questo meccanismo per frodare il sistema. Io invece vi consiglio di prendere in valutazione la possibilità di un tipo di offerta del genere, soprattutto per un telefono di fascia alta, quindi il Samsung S10, giusto per esempio, ma ci sono anche altri tipi di telefoni con un meccanismo simile o lo stesso meccanismo, dipende tipo di telefono, se c'è un upfront, se non c'è un upfront. Vi ho detto, l'S10 non ha upfront e ha questa rata, 20 euro se siete clienti TIM da almeno un anno, o 20 euro più 6,90 euro con la formula di poterlo cambiare ogni 6 mesi. Nel primo caso, voglio sottolineare, non è possibile cambiarlo ogni 6 mesi. Ambedue le formule comunque prevedono una copertura di garanzia di 24 mesi, dove potete fare riferimento per l'assistenza o a un centro TIM oppure al centro Samsung, portandovi con voi però i fogli che attestano che voi avete acquistato in formula rateo il telefono con TIM, d'accordo? Io vi ringrazio per aver visto questo video, devo ringraziare per tutte queste belle informazioni il centro TIM che si trova in prossimità di Piazza Libertà ad Avellino e, con precisione, di fronte alla sede principale del Banco di Napoli ad Avellino, poco distante dalle poste di Avellino. Per chi è della zona avrà già capito dove si trova, però se volete ulteriori informazioni, io ce le ho, in questo momento sto guidando ed è il momento, l'unico momento in cui mi è possibile fare un video. Potete mandarmi un'email a luca.giannolo@gmail.com. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, quindi le notifiche che servono per informarvi quando esce un mio nuovo video. Vi invito a condividere il video se è stato di vostro gradimento e pensate che le informazioni che vi ho trasmesso possono essere utili anche ad altre persone. Vi invito a mettere un pollicione verso l'insù, vi prego. No, è troppo pietoso.
vi chiedo cortesemente di non mettere un pollicione verso l'in giù, ma tanto il mio gruppetto di haters, ovvero di odiatori, che appena pubblico il video mi mettono il non mi piace senza neanche vedere il video e lo riscontro ogni tanto, comunque io ce l'ho, d'accordo? Ognuno c'ha il proprio piccolo gruppo di hater, ma anche il piccolo gruppo di persone che ti vogliono bene, perché se è vero che ci sono quelli che ti mettono il pollicione in giù senza neanche aver visto il tuo video, ci sono anche persone che hanno messo il pollicione in su senza neanche averlo visto il video. Io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video e in viaggio, in viaggio, in viaggio, in viaggio. Ciao!